Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiarava guerra alla Francia e all'Inghilterra. Un triste anniversario per riflettere su come investire al meglio risorse ed energie per il nostro futuro. Dovrebbe essere chiaro a tutti che è molto meglio investire in ricerca scientifica piuttosto che in armi e strumenti di offesa. Certo è che sempre più spesso si leggono in rete, e non solo, commenti indignati di persone che si lamentano delle troppe spese per ricerche scientifiche giudicate inutili, come ad esempio uno dei campi più bersagliati, le missioni spaziali o la conquista di Marte. Soldi buttati via che potrebbero essere spesi molto meglio in altri campi. Ora, a parte il fatto che se vi state lamentando del costo esagerato delle missioni spaziali su qualche social, lo state facendo proprio grazie ai satelliti e quindi grazie alle missioni spaziali, che non sono inutili, ma hanno anzi delle ricadute fondamentali anche nella vita di tutti i giorni. Ma a parte ciò, siamo davvero sicuri che la scienza costi così tanto? Per far luce sulla questione, qualche anno fa è stato pubblicato su una rivista americana un brillante articolo dal titolo How Big is Science?, che è oggi consultabile liberamente in rete e che con un grafico molto chiaro stampato su due pagine vi restituisce a colpo d'occhio il concetto che cerco di illustrare in questo video. Fino al 2015 la tanto bistrattata Stazione Spaziale Internazionale era costata al genere umano 140 miliardi di dollari. Vi sembrano tanti? Beh, sono certamente molti meno rispetto ai 174 miliardi di dollari che solo ogni anno e solo negli Stati Uniti vengono spesi per comprare alcolici e sono molti meno rispetto ai 391 miliardi di dollari che sono stati spesi fino ad oggi, ma sono destinati ancora a crescere molto, per sviluppare il famigerato caccia da guerra F-35. Se invece guardiamo ad esempio alle neuroscienze, l'ambizioso progetto europeo Human Brain Project, finalizzato ad approfondire la conoscenza sul funzionamento del cervello e dunque della mente umana, con innumerevoli ricadute sia cliniche che tecnologiche nella nostra vita, costerà in tutto 1,63 miliardi di dollari. Un costo relativamente contenuto rispetto ad esempio all'acquisto di una singola portaerei di classe Nimitz americana, che costa oggi circa 4 miliardi e mezzo di dollari. Lo Human Genome Project, progetto internazionale della durata di 13 anni che ha permesso di mappare il genoma umano, è costato in tutto 4,7 miliardi di dollari, mentre il Large Hadron Collider, l'LHC, il più potente e grande acceleratore di particelle che ci ha permesso fino ad oggi ricerche, esperimenti e scoperte senza precedenti, ci è costato 5,3 miliardi di dollari. Per fare un altro paragone con le spese militari, insieme questi due enormi progetti sono costati come tre sottomarini nucleari di classe Virginia. E consideriamo che la Marina americana ne ha ordinati per i prossimi anni circa 30. Per dirla in altre parole, nei prossimi anni la costruzione, l'acquisto e il mantenimento dei soli F-35 costerà a ogni cittadino americano circa 4.500 dollari, mentre la stazione spaziale solo poco più di 100. Se dunque non fosse abbastanza chiaro, è il caso di ripeterlo e di esplicitarlo. La guerra, e in particolare le armi, sono un costo enorme per il genere umano. Uno strumento che arricchisce pochissimi e per il resto crea morte, distruzione e dolore. La scienza, invece, è sempre un investimento molto meno costoso di altri, le cui ricadute, che non sono soltanto economiche, vengono ridistribuite a tutti, con particolare attenzione per le nuove generazioni. Ci basti ricordare, infatti, che oggi viviamo in un mondo che per molti aspetti eguaglia o addirittura supera le più lontane e ambiziose utopie rinascimentali.